presidente della provincia, Matteo Rossi, per chiedergli quali sono, io so che in questo frangente, insomma sappiamo tutti che in questo frangente lui e la provincia in generale hanno problemi insomma grossi da affrontare, forse il mio microfono che è troppo vicino, però qual è la posizione politica dell'amministrazione provinciale nei confronti del co-working? Ci sono delle possibilità che questa istituzione possa aiutare la nascita, lo sviluppo sul territorio della provincia, quindi non solo Seriate ma anche altrove di altre realtà? Ma buonasera, grazie dell'invito, che è una serata interessante. Verrebbe facile rispondere, nel senso che quando alle 9:30 sono uscito dalla provincia, avevo in mente, perché poi Stefania che mi aveva invitato stasera, lo dobbiamo fare, eccetera, eccetera, qual è lo spazio che potrei avere. Okay. E siccome al piano terra c'era tutta un'ala occupata prima dai gruppi consigliari, che adesso insomma non hanno più una vita così attiva, ho detto se qualcuno se lo prendesse a carico, qui dentro qualcosa di bello ci potrebbe essere, però è chiaro che, come dire, non è, al di là della disponibilità, questo il tema. E quindi provo a condividere un ragionamento ad alta voce sul tema della strategia del lavoro, di cui il co-working è un pezzo che stasera voi avete il coraggio di mettere nel dibattito provinciale, con delle modalità interessanti. Io devo ammettere che, colpa mia, non ho ancora capito chi ha organizzato questa serata, ma va bene così. So che mi ha invitato la Stefania Pellicano, ho visto che c'è una bella mescolanza di soggetti politici, istituzionali, sociali, e non è quello il problema, nel senso che già il fatto che in una città importante come Seriate è nata un'esperienza di questo tipo, che stasera produce questo dibattito partito addirittura da una ricerca, credo che sia già nello stile qualcosa che segna una novità. Perché il tema che abbiamo davanti, che stasera poi rimane lì, è che se noi ci mettiamo a ragionare di queste cose, stiamo provando dal basso con le sperimentazioni, senza immaginare di avere un modello predefinito, di definire gli step di un nuovo modello di sviluppo su questo territorio qui. E le due parole che più sono risuonate e che io più ho in mente nel provare poi a tirar giù la filosofia nell'azione politica quotidiana in provincia sono l'innovazione e la condivisione. Questi mi sembrano, partendo davvero anche da ipotesi di scuola, cioè qual è la letteratura a cui ci rifacciamo quando immaginiamo le strategie che poi andiamo a confrontarci al tavolo del modello Bergamo, al tavolo dei sindacati, eccetera. Il primo, innovazione. Io c'ho in mente, come dire, quello che dice Moretti nella Nuova Geografia del Lavoro: ad ogni posto in più di un'impresa innovativa c'è un indotto dai 3 ai 5 di altro tipo, di terziario e via dicendo. Prima cosa. Seconda cosa, anche qui faccio un riferimento alla letteratura, Makers, Andersen, il ritorno dei produttori, cioè noi possiamo, noi terra manifatturiera, possiamo immaginare di reindustrializzare questo territorio con modalità diverse, dove la condivisione, in parte l'esperienza del Fan Lab, la stampante 3D, può essere un primo passo. Uno dice è un'ipotesi, però può essere un primo passo. E abbiamo in ballo un'operazione tra Sacco e Montichiari con la quale vogliamo andare ad aggredire il 20% del potenziale mercato europeo sui cargo, ma soprattutto sui courier, e quindi produzione just in time, e quindi questa cosa qui di cui stiamo parlando. Quindi innovazione e condivisione mi sembrano le due direttrici fondamentali lungo quale poi inserire le sperimentazioni che proviamo a fare. E per gli enti locali, così come per il sistema Bergamo, se queste sono le due direttrici fondamentali, ci si pone il tema come attraiamo l'innovazione e come facilitiamo e pratichiamo la condivisione. Queste sono le cose. E alcuni esempi mi sembra che siano già
bene in campo, o quantomeno hanno cominciato a produrre i loro effetti. Penso davvero, dal punto di vista dell'attrarre l'innovazione, al tentativo che Gori sta facendo con le politiche della città low cost, agendo sulla leva fiscale per attrarre su questo territorio. Questa roba qui va subito condivisa col tema condivisione, perché quando adesso lo facciamo venerdì andiamo a definire le zone omogenee della provincia e l'area metropolitana nel dialogo Bergamo-Seriate è il fulcro di quell'operazione lì, deve diventare subito l'occasione non per fare filosofia ma per definire come quell'inizio di politiche che si è messe soltanto sulla città, anche solo dal punto di vista degli spazi, rischiano di essere molto limitative, hanno già un bacino di 20-30 comuni che si tira dietro anche un pezzo di valli e lo tiene agganciato a questo tipo di modello. E questo è un esperimento. Due, abbiamo qua il re del capofila che ha vinto, come dire, è andato primo in regione, siamo Vezzoli insieme poi anche a Davide Casati che hanno collaborato, sui distretti dell'attrattività. Oh, lì la Bergamo, che non è capace di collaborare, ha messo in campo una cosa per cui la ciccia di quel finanziamento regionale dentro l'Expo siamo andati a pigliarla noi. Ed è una cosa importante sia dal punto di vista della condivisione, ma anche dal punto di vista della promozione della qualità degli stili di vita di un territorio, che è un elemento di attrazione dell'impresa innovativa. Tre, la ereditiamo e stiamo cercando di rilanciarla, diceva prima la Leggeri, innovazione relativa al grande settore su cui vogliamo giocarci molto, quello dell'edilizia. Noi siamo dentro la fase 2 della grande stagione della Covenant of Major, progetto Faber, fondo Elena, stiamo provando nel giro di qualche mese, spero, a portare qui 56-54 potenziali investimenti, potenziali prestiti dalla Banca Europea degli Investimenti, che andranno a disposizione dell'ESCO sui progetti che i comuni, penso sia che dir si voglia, hanno costruito rispetto all'efficientamento energetico del loro territorio. Quindi siamo già un territorio su cui alcune cose hanno cominciato a produrre i loro effetti. Occorre metterle a sistema. Per me ragionare della provincia, dei comuni e dalle aree omogenee significa immaginare quando alla fine di marzo-aprile, che saranno due mesi terribili, alla fine dei quali noi sapremo quanti dipendenti avremo, cosa ci lasciano fare e diremo alla comunità bergamasca come intendiamo farlo, quando arriviamo lì il tema del lavoro sulle aree omogenee è un tema che va giocato tutto e qui vedo Giovanni, adesso viene il ministro Poletti, bisognerà fare un ragionamento, perché io ho un timore che una nostra rete di centri per l'impiego, via dicendo, che non solo produce servizio, ma produce un tentativo di coordinamento su questo territorio qui. Ho bisogno di capire dove va a finire dentro l'evoluzione che il governo ha proposto dell'Agenzia del Lavoro. Che se guarda soltanto dal punto di vista mi tira via dipendente la provincia, non vuol dire niente. Che non ho ancora capito, nel senso, esprimo anche il mio limite su questa cosa, che se diventa solo il fatto che fuori dai centri per l'impiego scriviamo agenzie di lavoro e quei lavoratori li paga qualcun altro, non serve a niente, ma se mette dentro un sistema di politica nazionale che parte da Giubat, mette a sistema queste risorse, ma riconoscendo un quid di governo alla dimensione territoriale, allora possiamo fare qualcosa. L'importante è non allontanare il centro del coordinamento di queste politiche. Ragioniamo di quale deve essere la scatola, di come migliorarla, di come strutturarla meglio, ma ho bisogno che ci sia su questo territorio qualcuno che vada con i sindaci e ragioni, anche rifacendo il PTCP e quindi andando a vedere nelle aree dismesse come puoi fare innovazione, come puoi portare servizi, eccetera, cosa vuol dire un modello di sviluppo condiviso che può generare lavoro. Però c'è bisogno di un corpaccione forte che magari possa assumere anche persone e dipendenti laureati e innovativi, ma che riconosca che i comuni, le province, i sindaci, le reti come quella di stasera
il diritto di giocare la governance di questi processi. Altrimenti, secondo me, prendiamo la strada sbagliata. E questa è la discussione di queste settimane. Di queste settimane, e io, Giovanni lo sa, perché poi ci confrontiamo tutte le settimane, ho l'esigenza di far sentire al governo che il tema della governance del territorio deve essere calato dentro questi processi. Deve essere calato, perché altrimenti portiamo la cabina di regia lontana nel momento in cui sul territorio qualcosina comincia a funzionare. E accanto a queste cose noi dobbiamo mettere le aree omogenee, il sistema dei comuni bergamasco nella condizione di progettare tutte queste cose, sapendo che le risorse sono scarse, ma sapendo che in Europa ci sono le risorse per chi sa mettersi in rete e per chi sa andare a progettarle. E allora io immagino che se da qui a 3-4 anni, dopo che la provincia nei prossimi mesi farà il suo ufficio Europa, la sua agenzia territoriale per i fondi europei, abbiamo parlato con l'ASL, con l'ANCE, con l'Università, con Confindustria, però abbiamo bisogno che dalle aree omogenee vengano fuori nel giro di 2-3 anni i dipendenti che i sindaci riterranno più innovativi, perché banalmente sanno leggere e progettare in inglese, e non è da tutti, che diventino la rete sulla quale davvero si fa un salto culturale, anche dal punto di vista dell'andare a pigliarsi finanziamenti laddove ci sono. Chiudo, in questa rete è fondamentale il tema della formazione, e io dico soprattutto della formazione professionale, che rimane la prima politica attiva nel mondo del lavoro. C'è preoccupazione, il quadro che sta venendo fuori a livello regionale non è positivissimo, siamo seriate, c'è, ci sarà il tema della scuola edile, abbiamo cominciato ad affrontarlo, c'è il rischio che alcune cose, per usare un eufemismo, possano essere ridimensionate, e quindi stiamo provando a capire. E c'è soprattutto su quel tema l'esigenza di continuare a fare sistema, perché l'imprenditore che prima tu che dicevi, ecco, noi dobbiamo ragionare che tu insieme a un sindaco sappia portare per tempo dentro un percorso di formazione professionale la competenza che serve a te, perché in quella regione davvero ha tirato sull'acceleratore e obbliga alla formazione e alla progettazione per competenze, che è un salto culturale anche per il corpo docente. Però abbiamo bisogno di quel confronto lì, perché poi innanzitutto bisogna portare la più grande agenzia di formazione professionale, che è ABF, a fare più di 1-2 settimane di stage, e bisognerebbe arrivare quantomeno a 8-10 settimane di stage lungo il corso dell'anno. Ma non devo andare durante l'anno a cercarmi l'imprenditore al quale devo essere riuscito, e lo posso fare dentro un sistema, a incontrarti prima, a sapere che tu ci sei sul mio territorio, a sapere che competenze ti servono, magari a chiederti se hai anche 6 ore di un tuo dipendente che viene a farmi un minimo di laboratorio, ti porto i ragazzi a fare lo stage, e quando sono finiti i corsi, tu non hai bisogno di rifare la formazione, loro sono già pronti e abbiamo creato un plus valore sul territorio. Tutta questa cosa penso che abbia bisogno di regia e di visione. La provincia fa il suo umile pezzo, sapendo che qui ognuno devono fare il loro pezzo, ma sapendo davvero che a livello regionale e nazionale ci sono partite che, se sbagliamo a incrociare adesso, perdiamo un'occasione. E quindi bene serate come questa sera in cui ce le diciamo queste cose. Grazie. Allora,